quindi si capisce perfettamente quanto possa essere imprestato all'editoria. Tutti imprestati. È la classica excusatio non petita, però ci sta. Io avrei, ecco, non vi ossia di nervo, non vi interessano. Speriamo non vederlo. Dovrebbe essere Genova. Niente di cruento, se possibile. Il diabete non vi interessa nemmeno. Genova dovrebbe essere, forse più in giù. Ah no, è su una, è un folder. Ecco, GUP. Nessuno utilizza il formato che l'università ci ha distribuito recentemente, siamo tutti... me lo puoi passare sul in pieno schermo? Ecco, molto bene. Ah, grazie. Prego. Bene, quindi il mio compito è di parlarvi di Genova University Press. Io sono entrato nel mondo dell'editoria universitaria 3 anni fa su richiesta del rettore insieme ad un comitato editoriale che fra poco vi presenterò. Devo dire che, a parte l'excusatio non petita, effettivamente io non sapevo che cosa fosse Genova University Press 3 anni fa e l'ho imparato e imparandolo ho anche imparato l'importanza di Genova University Press e dell'University Press universitaria. 2 righe di storia: è il brand editoriale dell'Università degli Studi di Genova, nato nel 2010 per volere dell'allora rettore De Ferrari, che solo per omonimia corrispondeva all'editore De Ferrari. Editore De Ferrari con il quale era stato stipulato un contratto che è scaduto a fine giugno, e questo non è irrilevante, ne parleremo poi nel prosieguo della presentazione. Quali erano i compiti e gli obiettivi di Genova University Press allora? Di diffondere e dare visibilità alle pubblicazioni, alla ricerca, alla didattica, non soltanto alla ricerca, dei docenti dell'Università di Genova, affinché appunto si potesse far emergere l'Ateneo di Genova. E quindi 3 campi di applicazione: ricerca, didattica e divulgazione. L'ultima riga vi dice autonoma dal luglio 2017, perché fa proprio riferimento a quello che vi dicevo: è scaduto il contratto con l'editore De Ferrari, un editore privato, e quindi questo comportava delle difficoltà che già il dottor Lipranti ha delineato, ma nel nostro caso erano ancora maggiori le difficoltà, perché c'era questa compenetrazione fra editoria privata e chiamiamola editoria universitaria. Dal 1 luglio del 2017 Genova University Press si è resa autonoma e quindi per certi aspetti è anche più responsabile di quello che fa. Questo è il comitato editoriale, come vedete abbastanza ben rappresentato per quello che riguarda le diverse anime di un possibile comitato editoriale: il professor Cassata, che è un umanista, il professor Ballone, che è un economista, il professor Aveto, che è un umanista che si interessa di particolari aspetti storici, la professoressa Candiani, che è una biologa, la professoressa Ruggero, che è di un architetto, nonché il dottor Scolari, che è in realtà quello che ci ha insegnato tutto, e senza il dottor Scolari non avremmo fatto assolutamente nulla. Questo deve essere chiarissimo fin dall'inizio. Poi la dottoressa Scrivani, che è la segretaria del comitato di redazione, che ha tenuto le redini un po' di tutto, e più recentemente il dottor Russo, che è un architetto e che da quando siamo diventati autonomi è entrato nel gruppo per pilotare la parte grafica e di struttura delle opere. Questo è quello che abbiamo fatto negli anni, 98 opere. Mi preme sottolineare la doppia peer review basata su criteri nazionali, in modo tale che queste nostre opere possano rispondere ai criteri bibliografici. Ora, io provengo da un mondo un po' diverso dal punto di vista, diciamo, bibliografico, e quindi anche qui ho dovuto imparare alcune cose. Comunque noi ci siamo resi, diciamo, disponibili per adottare un sistema affinché anche le opere monografiche, ad esempio, avessero il rilievo e l'importanza giuridica che meritavano di avere. Abbiamo fatto alcune cose più invece divulgative, con questo piccola guida in collaborazione con il professor Magnani sui Palazzi dei Rolli e comunque sia sul patrimonio artistico dell'Ateneo, che è andata in tutta la città, che era stata collegata al secolo XIX. Questo per dire che Genova University Press, oltre ad aver rivestito il ruolo, e speriamo in futuro sempre più rivestire il ruolo di una casa editrice universitaria, ha cercato di aprirsi anche alla città e alla regione, quantomeno per farsi conoscere.
Le collane si sono moltiplicate nel tempo, adesso abbiamo 21 collane, non ve le posso leggere, né le potete leggere perché è tutto scritto molto piccolo, però sappiate che queste collane sono rappresentative della produzione scientifica, ma non solo, anche della produzione didattica e della produzione divulgativa del nostro Ateneo. I testi, diciamo, in pubblicazione, gli ultimi, questi sono gli ultimi da quando siamo diventati autonomi, quindi sono una decina di testi, come vedete un po' legati a diversi tipi di collane. Infine, quello che è forse più importante anche per la discussione di oggi, che nel regolamento di Ateneo è stato in qualche maniera sancito il concetto dell'accesso aperto e con decreto rettorale 3625 del 2 di ottobre, quindi recentissimo, la Genova University Press è stato definito che pubblichi in prevalenza opere ad accesso aperto accanto ad opere a pagamento. Le opere in accesso aperto, questo forse può essere poi oggetto di discussione anche con il dottor Aliprandi, le opere in accesso aperto dovranno essere inserite in Iris Unige, saranno accessibili come testi completi, scaricabili immediatamente dopo un periodo di embargo. È evidente che tutto questo è stato possibile, o meglio facilitato, dal fatto che Genova University Press sia autonomizzata rispetto all'editoria privata. Le opere di ricerca ad accesso aperto, pubblicate in collane e periodici, sono sottoposte a valutazione tramite processi di referaggio conformi a quanto previsto dal protocollo d'intesa per la definizione dei criteri di scientificità dell'Associazione University Press Italiana. E questo è un punto centrale, perché grazie al fatto che Genova University Press 3 anni fa è entrata a far parte del consorzio delle University Press italiane, abbiamo avuto la possibilità di applicare questi criteri e processi di referaggio che ci hanno consentito di raggiungere appunto il livello di validità che ci interessava avere. 7 volumi al momento sono in accesso aperto. All'interno del sito trovate un'icona che vi consente di accedere alle pubblicazioni in accesso aperto. Tutto questo sarà poi facilitato dal fatto che siamo entrati in una piattaforma, la piattaforma Torrossa di Casalini, disponibile in open access, e tutto il nostro catalogo fino a luglio 2014 sarà inserito in questa piattaforma. I nuovi contributi saranno ovviamente disponibili in open access, sempre che l'autore lo renda, diciamo, disponibile. E l'altra cosa importante, sulla quale peraltro stiamo ancora lavorando e che è ancora veramente un cantiere aperto, che si sta operando per far sì che ci siano anche delle riviste dell'Ateneo di Genova disponibili in open access, e siamo già partiti con una rivista che era già attiva all'interno del nostro Ateneo, che però abbiamo in qualche maniera ereditato e introiettato nel nostro sistema. Il titolo della rivista è About Gender, una rivista che pubblica dei fascicoli trimestrali, mi sembra molto importante nel panorama delle scienze della formazione, della psicologia, in parte anche delle scienze umane e della medicina. E con questo vi ringrazio. Grazie mille, penso che fosse molto importante far vedere come alcuni elementi che apparentemente sono di complicazione, ma forse anche sono di soluzione, derivano dalla circostanza che i ruoli dei soggetti ai quali prima mi riferivo si confondono in un certo senso, perché qui abbiamo una fusione degli attori di questo mondo, gli editori e la università come luogo dove si produce scienza, accademia, ricerca, e un esempio virtuoso di questo tipo di fusione che sono oramai frequenti in Italia, portato dal caso della Genoa University Press. Sicuramente questo rappresenta un momento di facilitazione, direi, soprattutto dal punto di vista degli operatori, la messa a disposizione di un servizio ulteriore. Non è escluso che, come è già stato in qualche modo anticipato, le specifiche regole che si sono create per quanto riguarda la messa a disposizione pubblica di questi prodotti debbano essere in qualche modo coordinate con quello che è il decalogo
che ci è stato descritto in materia di open access, ma su questo magari possiamo ritornare più avanti con contributi più precisi dei relatori. Un ultimo intervento programmato è quello del dottor Scolari, che, come già stato anticipato, è direttore del Centro di Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Non so se intende parlarci di fondi, di risorse o di che cosa, ma sicuramente il suo intervento sarà molto utile per chiudere il cerchio almeno di questo primo giro di interventi.